Bella a tutti ragazzi, qui Arcipolla e benvenuti finalmente nella mia video recensione di Dying Light. In realtà, come ho già detto, questi video io non li considero come delle vere e proprie recensioni, dato che non sono né un giornalista né uno scrittore che lavora per una rivista di videogiochi, ma semplicemente un ragazzo che fa video su YouTube, sa il fatto suo in merito al mondo videoludico e si sente di dire la sua in un video. In ogni caso vi informo che all'interno di questo video non troverete alcun tipo di spoiler. Detto questo, direi di iniziare con il vero e proprio video. Ma prima, sigla. Non nascondo che quando venni a sapere che la stessa azienda che aveva sviluppato Dead Island stava lavorando ad un nuovo progetto con un team molto motivato e soprattutto composto anche dalla sfavillante presenza di David Bell, all'interno delle mie mutande si scatenò una reazione che portò il mio organo maschile ad assomigliare per lunghezza e larghezza al vulcano Krakatoa in Indonesia. Per chi non lo sapesse, David Bell è il fondatore del parkour. Cioè, questo è il tizio che ha fondato il parkour. L'intero parkour che tutt'oggi conosciamo è stato creato da lui, porco cazzo! Questo già la dice lunga su come le meccaniche di parkour possano presentarsi all'interno di questo gioco e come sia facilmente possibile spostarsi all'interno della mappa grazie alle abilità che ci vengono fornite impersonando Kyle Crane, il protagonista del gioco. In realtà non ci viene fornita alcuna informazione sulla storia del personaggio principale, ma da quello che possiamo supporre, Kyle ha appreso le sue abilità da runner grazie ad un allenamento di stampo militare, dato che lui appunto lavora per un'agenzia militare. Però del parkour ve ne parlerò più in là, adesso per ora concentriamoci su altri aspetti del gameplay. Graficamente parlando, Dying Light assomiglia di tantissimo ai titoli di Dead Island, dalla quale ha preso più di uno spunto anche su altri aspetti, quali il combattimento con armi corpo a corpo e altre cose come i menu e la gestione della durata, della riparazione e della modifica delle armi. Questo è dovuto dal fatto che Dying Light inizialmente venne ideato come sequel di Dead Island. Tuttavia, durante la fase embrionale del progetto, il team di sviluppo, che per l'appunto era lo stesso che aveva creato Dead Island, i ragazzi di Techland, apportò diverse modifiche e si accorse di quanto in realtà il titolo fosse completamente diverso dal suo predecessore. E pertanto decisero, anziché creare Dead Island 2, di trasformare il tutto in un nuovo soggetto, chiamato per l'appunto Dying Light. Un po' la stessa storia che accadde con Prince of Persia e Assassin's Creed. Comunque la grafica di Dying Light si associa molto con quella di Dead Island, soprattutto perché è stato utilizzato lo stesso motore grafico, ovviamente upgrade. In Dead Island infatti è stato utilizzato il Chrome Engine 5, mentre in Dying Light è stato utilizzato il 6. Ma distaccandoci un attimino dal discorso grafica, questo gioco secondo me non ha preso spunto soltanto dal suo predecessore spirituale, ma anche da altri titoli degni di nota, che mi sono incaricato personalmente di farvi vedere. Il sistema di parkour, per esempio, richiama molto, in parecchi casi, le meccaniche usate nel gioco Mirror's Edge, soffermandosi non solo sui movimenti e le arrampicature, ma andando ad intaccare anche alcune parti del combattimento corpo a corpo. Alcune tipologie di zombie sono palesemente copiate da Left 4 Dead, sia per quanto riguarda i demolitori, che assomigliano in tutto e per tutto ai tank, sia ai bomber, che possono essere associati ai boomer. E poi in entrambi i titoli c'è sempre un cacchio di zombie inquietantissimo che piange e ti fa cagare i mattoncini mentre giochi. Il rampino, sinceramente, è un'idea che mi pare un pochino scopiazzata da Just Cause. Il sistema di picklocking è praticamente identico a quello di Skyrim, e poi ci sono altre piccolezze, tipo la raccolta delle piante che assomiglia vagamente a quella di Far Cry, oppure il fatto che gli zombie sono allergici ai raggi UV e di notte sono il quintuplo più forti rispetto al giorno, tipo sul film Io sono leggenda. Per quanto riguarda la storia non posso assolutissimamente lamentarmi di niente, dato che l'ho apprezzata dalla A alla Z. Ora non ve ne posso parlare nel dettaglio perché vi ho promesso che non vi avrei spoilerato nulla,
Però una cosa ci tengo a dirla, anche nella storyline di Dying Light ho trovato alcuni riferimenti inerenti a Far Cry 3, tipo il fatto che un tizio totalmente esterno ad un mondo viene catapultato all'interno di esso e per un motivo non ancora del tutto chiaro ci si affeziona a tal punto da non volersene andare più, o semplicemente anche per il fatto che il boss finale di Dying Light mi ricorda tanto quello di Far Cry 3. In ogni caso, come ho già detto, della storia non mi posso lamentare, ma tuttavia se vogliamo prendere in considerazione soltanto questo aspetto, Dying Light sicuramente non è il gioco dell'anno. Quindi se ancora non l'avete giocato e avete intenzione di giocarlo, aspettatevi una trama bella ma non un capolavoro a livelli celestiali. Però vi dico che Kyle Crane è diventato uno dei miei personaggi preferiti all'interno del mondo videoludico. V'ho detto tutto. Comunque, oltre alle missioni principali, ci sono anche un sacco di missioni secondarie e terziarie che non faranno altro che allungare di parecchio la longevità generale del gioco, il che non può che essere un bene. Cipolla, ma visto che tu sei un veterano del parkour anche nella vita reale, qual è la tua opinione sulle meccaniche di parkour presenti in questo gioco? Ma grazie mille, domanda molto intelligente, ma prima di rispondere ci tengo a fare una premessa. Nonostante io ami alla follia le acrobazie, sia che si tratti della vita reale, sia che si tratti all'interno dei videogiochi, non basta assolutamente mettere due saltini fighi ad cazzum all'interno di un gioco per convincermi a recensirlo positivamente e a reputarlo come un capolavoro. Anzi, se qualcuno di voi si ricorda di una mia recensione precedente, sa benissimo come sono in grado di criticare anche questo aspetto nel caso vengano a mancare delle cose fondamentali, come ad esempio l'impossibilità di saltare, oppure quando il tutto venga semplificato in una maniera schifosamente noiosa, come ad esempio tenere premuto un pulsante per fare tutto. Ogni riferimento a Watch Dogs è puramente casuale. Tuttavia, questo non è il caso di Dying Light. Sono veramente sincero, ragazzi, quando vi dico che Dying Light finora è uno dei migliori titoli di parkour che io abbia mai giocato, senza che il parkour sia una colonna portante del gioco stesso, perché alla fine voglio dire, Dying Light, ragazzi, è un gioco in tema survival horror, ma è talmente completo sotto questo punto di vista da tener testa perfino a Sua Maestà Mirror's Edge, a mio parere superandolo addirittura sotto alcuni aspetti. Ma c'è da precisare che su Mirror's Edge il parkour è il vero protagonista del gioco, mentre in Dying Light è una cosa posta soltanto in secondo piano. Eppure è curato così bene nei minimi dettagli sotto questo punto di vista che in un confronto con quest'altro masterpiece dei platform, Dying Light ne uscirebbe sicuramente a testa alta. Questo deriva sicuramente dal fatto che all'interno del team abbiano lavorato a stretto contatto con gli sviluppatori dei veri runner in carne e ossa. Ora, io non ho ancora giocato il nuovo Mirror's Edge Catalyst, ma posso assicurarvi che se siete amanti del genere, non vi staccherete più neanche da questo gioco, nel caso decidiate di comprarlo, ovviamente. Ma ciò non toglie il fatto che il flow del gioco comunque rimarrà fluidissimo sotto questo punto di vista, penalizzando il giocatore qualora dovesse sbagliare qualche salto e premiandolo invece nel caso riesca a prendere i giusti tempi con gli ostacoli. La cosa che poi mi ha colpito maggiormente è che ogni singolo appiglio, e quando dico ogni singolo intendo anche la minima increspatura su un muro, è curata nei minimi dettagli per essere utilizzata da noi per arrampicarci e per raggiungere luoghi altrimenti irraggiungibili, sviluppandosi molto in maniera verticale, differentemente a quanto abbiamo visto ad esempio su Mirror's Edge, nel quale il tutto si evolve soprattutto in maniera orizzontale. Ora, parliamoci chiaro, Dying Light è un gioco creato per divertire e intrattenere il più possibile il giocatore. A me in genere piace sempre suddividere le categorie di videogiochi in due grandi gruppi, ovvero giochi che ambiscono al realismo e giochi che mirano al divertimento del giocatore, facendo passare in secondo piano gli elementi realistici. Il primo esempio che mi viene in mente per farvi capire meglio questo paragone è la serie di GTA con quella di Saints Row. Lo scopo della prima è quello di creare un mondo realistico all'interno del quale catapultare il giocatore per farlo immergere in una realtà virtuale che assomiglia appunto a quella reale, mentre quello della seconda è creare un mondo di gioco all'interno del quale si possono fare delle cose fighissime, ma che nella vita reale noi non saremmo mai in grado di fare, tipo scalare un grattacielo camminando in verticale con un aereo. Ecco, Dying Light è un gioco che mette il divertimento al primo posto ed è un titolo che a mio parere tende a far divertire il più possibile il giocatore, dandoci la possibilità ad esempio di sbizzarrirci come più ci pare con delle armi che,
modificandole e montandoci sopra degli strani arnesi, le renderanno elettriche, infuocate, tossiche, eccetera eccetera. E poi regà, sinceramente, quanto cazzo è divertente far volare gli zombie da un cavalcavia e vederli precipitare per 50 metri per poi schiantarsi al suolo. E qui entra in gioco la fisica, e devo dire che, contrariamente a quanto mi aspettavo, Dying Light ha una buonissima fisica di gioco. Poi io devo ancora giocare l'espansione The Following, all'interno della quale, da quanto ho capito, sarà possibile falciare gli zombie con delle macchine corazzate. Quindi per dare un giudizio finale sulla fisica preferisco aspettare un pochino. Però da quanto ho visto finora non c'è veramente nulla di cui lamentarsi. Arriviamo ad un punto cruciale che fa rabbrividire qualsiasi videogioco del pianeta, e iniziamo a parlare dell'intelligenza artificiale, dei mob controllati dal computer. È giusto premettere, però, prima di dare dei giudizi in merito, che quando si parla di intelligenza artificiale bisogna tenere conto del fatto che i videogiochi che possano ritenersi dei capolavori sotto questo punto di vista finora si contano sulla punta delle dita, dato che programmare un'intelligenza artificiale che reagisca in base ai comportamenti del giocatore è una delle parti più complicate della realizzazione di un videogioco. Per quanto riguarda gli zombie normali, nulla da dire, sono stupidi esattamente come uno zombie dovrebbe essere. Quando si parla tuttavia di zombie speciali iniziano ad esserci le prime complicazioni. Alcune volte capiterà infatti che degli zombie speciali, quali demolitori, notturni, vomitatori e giganti, da me soprannominati Mr. Jack, si incastreranno dietro a determinati oggetti o comunque in determinati punti della mappa. Oppure capiterà spesso che degli infetti speciali, chiamati bomber, il cui unico modo per fare danno è quello di farsi esplodere nelle vicinanze del giocatore, si facciano saltare in aria in punti che in realtà non sono per niente vicini al giocatore, facendo così perdere di senso la loro specialità. Per quanto riguarda il combattimento con altri esseri umani all'interno del gioco, non ho niente da dire. La parte più difficile, tra virgolette, è proprio quella, ovvero di attribuire ai personaggi umani dei comportamenti umani. E in quello devo dire che i ragazzi di Techland se la sono cavata molto bene, dato che i combattimenti contro altre persone che ancora non sono state contagiate dal virus sono, a mio parere, strutturati in maniera molto realistica. Hanno tempi di reazione più veloci, parano molto più spesso, reagiscono in maniera diversa quando vengono colpiti. Il tutto è fatto molto bene. L'audio del gioco è fatto veramente da Dio. Colonne sonore azzeccatissime, effetti sonori realistici e inquietanti. I versi degli zombie non potevano essere meglio, e il doppiaggio in italiano stranamente mi è piaciuto parecchio. Soprattutto c'è da dirlo per la voce di Kyle. Dio solo sa quanto amo il suo doppiatore italiano. Ma allora, Cipolla, finora non hai fatto altro che parlare bene di Dying Light. Non hai quasi elencato neanche un difetto, ma per caso ci stai dicendo che è il gioco perfetto e che è totalmente esente da difetti? Purtroppo no, ragazzi. Qualche difetto Dying Light ce l'ha. Anzi, secondo me se lo è addirittura portato dietro da Dead Island. In realtà non so se considerarlo come un vero e proprio difetto, però sicuramente una cosa che mi dà molto fastidio e che per fortuna è stata ridotta drasticamente rispetto a Dead Island sono i contagiati. I contagiati sono veramente una cosa che faccio fatica a sopportare. Dio santissimo, se qualcuno di voi ha giocato a Dead Island sicuramente sa che non passano 3 secondi buoni senza che dei contagiati del cazzo vi corrano in faccia e vi inizino a prendere a manate con tutta la forza che hanno in corpo. Perché? Perché? È una scelta di gameplay che non capirò mai. Perché cazzo ogni 2 secondi spawnava un'orda di contagiati che doveva venire lì e prenderti a botte? Su Dying Light è praticamente la stessa cosa, con l'unica differenza che i contagiati non spawnano totalmente a random, ma spawnano ogni qualvolta voi produciate un rumore forte. E per rumore forte si intende anche spari di armi da fuoco. E quindi si crea una sorta di reazione a catena nella quale voi sparate, arrivano contagiati, sparate a loro, attirate altri contagiati, sparate anche a loro, e così via fino a che non vi finiscono tutte le munizioni, rendendo le armi da fuoco inutili in quasi tutte le situazioni. Alla fine che senso ha uccidere uno zombie per poi attirarne 2, scusate? Avrei pure capito che alla forte esplosione di ad esempio una bombola del gas arrivi un'orda di contagiati, ok, ma che ogni colpo di pistola corrisponde a 4-5 contagiati che mi corrono addosso, allora che cazzo di senso hanno le armi a fuoco, scusate? Poi neanche a dire che i contagiati
forgiati sono scarsi. Sono agilissimi quasi quanto noi. Sono resistenti il doppio degli zombie normali. Infliggono il doppio dei danni degli zombie normali al doppio della velocità. Boh, vabbè, è una cosa che non capirò mai. Intanto si è fatto buio. Anche il fatto che tutte le armi prima o poi si debbano rompere per forza e non c'è nessunissimo modo per ripararle se non tramite un bug o un easter egg, ora non ricordo bene, è stata una cosa che mi ha fatto un attimino storcere il naso. Per carità, nella mappa di gioco se ne trovano tantissime, ma costringere il giocatore a buttare un'arma alla quale si era affezionato è semplicemente una scelta che non condivido. Un difetto tecnico: secondo me Dying Light non è stato ottimizzato come si deve. Il gioco gira male sul mio PC, che è un PC di fascia media. Con tutte le impostazioni grafiche al minimo mi lagga come una bestia nelle scene affollate o quelle in cui è presente del fuoco o del fumo. Per non parlare di tutti i problemi che mi sono capitati nelle registrazioni dei miei gameplay. Spezzoni di video che vanno a 4 fps, parti del video danneggiate per motivi del tutto sconosciuti. Potevano veramente fare di meglio sotto questo punto di vista. Non so se accendere o spegnere la luce, non lo so. Ma a parte queste cosucce, posso dire che in generale Dying Light è un gioco che ho amato davvero tanto e che sicuramente continuerò a giocare per un lungo periodo di tempo. Intanto è meglio se tengo la luce accesa e siamo finalmente giunti alla conclusione di questo video, ragazzi, il momento in cui esprimo il giudizio finale su questo gioco. Il voto finale che do a Dying Light è 89 su 100. Sicuramente è stato il miglior gioco che io abbia giocato nel 2015, sicuramente è stato uno dei migliori giochi di parkour a cui io abbia mai giocato e quasi sicuramente Dying Light è un titolo che rientra a mani basse nella top 10 dei miei giochi preferiti di sempre. Alla domanda "Cipolla, secondo te Dying Light li valeva quei soldi che hai speso?" rispondo assolutamente sì. Non posso far altro che consigliare il gioco a tutti gli amanti di zombie, di parkour o di open world in generale. E questa, signori, era la mia recensione su Dying Light. Chiedo scusa se nel frattempo si è fatto tutto buio nella stanza, ho dovuto accendere quella lampada giallissima, sembrerò un Simpson adesso. Ma comunque io vi invito a guardare il walkthrough di questo gioco nel caso ancora non l'abbiate fatto, il link ovviamente è in descrizione, troverete appunto il link della mia playlist. Per il momento io non ho nient'altro da dirvi, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così potete dimostrarlo come sempre mettendo un bel mi piace. Io vi ricordo che l'iscrizione al canale è sempre ben accettata e niente, raga, noi se becchiamo al prossimo episodio di Parliamone. Bella a tutti, raga. Sì, che poi tra l'altro io adesso, no, mo sto a fare la recensione di Dying Light, mo non so se si vede, con la maglietta di Watch Dogs. Cioè, e quando ho fatto la recensione di Watch Dogs, ovviamente avevo un'altra maglietta che non c'entrava un cazzo con Watch Dogs.